sono mancato poco, eh? Sei una scheggia. Sono colpita. Grazie. Forza, dai. Saliamo, su. Allora, ok, le parti con questa Riley sono un po'... Sì. Chiamiamole di defaticamento rispetto a quelle con quel belli da sola, insomma. Quello è Trevor. Comunque, l'ho visto in strada e gli sono rimasta... Mi ricorda qualcosa. L'ho seguito in un vicolo e le luci mi hanno assalita. Poi mi hanno portata nel loro nascondiglio, da Marlene. Secondo me c'è stato un accordo losco sul nome. Ero sono sicuro. Pensavo che mi avrebbero sparato. Ma lei ha detto solo... Perché ci hai messo tanto? Mi stava aspettando. E così ti ha arruolata nelle luci? Quasi. La faccenda dell'agguato era solo un test. Voleva capire se tenessi davvero alla causa. È alta Marlene, 1,70. 40-50 anni, cioè così Marlene, tanti anni. E ne dava una trentina, tipo. Davvero? Vabbè. Dice che somigli molto a tua madre. La conosceva meglio lei di me. Andiamo. Allora, qua lo zaino non c'è. Cioè, c'è solo tipo... per accogliere i collezionabili. Ma voi comunque cercateli, mi raccomando. Minchia, come si arrampicavano già. E che mi dici di Tino e degli altri ragazzi? Come stanno? Riley, sembrava una domanda sus, con chi ti vedi? Sì, non c'è. Comunque anche questa parte è rifatta molto bene, eh. Diciamo che c'è più differenza di remake sulla storia principale che Left Behind, però comunque sarebbe una bestemmia disprezzare anche questo. Qua non c'è niente. Hai già trovato la luce? No, che ridere. Cerca la luce. Scusa, non volevo offendere i tuoi compagni. Quindi? Ora credi pienamente nella causa? So soltanto che non sono un soldato. Ma non mi pare tanto convinta sta bimba qui, eh. Trenta giorni in cazzo. La gente si ammala di continuo. Sono solo bravi a tenerlo. Hai incontrato altri infetti? Tu hai fatto terrorismo psicologico, lo speaker? Senti, possiamo parlare di qualcos'altro? Va bene, Pussy. Dovevo andare prima io, comunque. Oh, merda, giù! Certo ci sono due bambine così, lasciatele stare, no? Scusa, sono agitata ultimamente. Attenta, è bagnata. E senti, forse dovrei arruolarmi le luci. Credo che sia impossibile morire in questa parte qui. Questa parte qua che gira con la sua amica. A parte i casi rari, credo. Ma che le porta? Ha paura che io ti cacci nel guai. Aspetta un secondo qua. È impenetrabile, giusto? Sì. Ok. Ehi, ti ricordi la prima volta che ci è portata qui? Che c'è? Che è una chiesa? Uguale. No, scherzo. Presa per te. Cosa? Liberty Gardens. Forse. Sei un dinosauro, ti permetto. Non ho idea di cosa sia. Ancora un po' di pazienza e vedrai. Arrivo, è inutile che torni su, arrivo. Java Jack, cosa c'è qui? Parmi ancora per quella vacanza. Non c'è un peso. Tu?
Minchia, la guida $900. Non è neanche così costoso. Ehi là, surf a Los Angeles? È vero. Surf a Los Angeles. Forza, muoviamoci. Che poi leggevo su Wikipedia l'altro giorno, curiosando e basta, che il Cordyceps in realtà esiste davvero. Ed è un virus che viene trasmesso dal morso di uno scarafaggio. Ovviamente non è che fa diventare la gente così, ci mancherebbe altro. Però credo che crei qualche disturbo, tipo un mal di testa, cazzate così, cose effimere, soprattutto se comparata a quello che vediamo qui. Però davvero esiste. Qui vabbè, la cosa apocalittica proprio. L'ho visto cadere da cavallo, un infarto o roba simile. Cavolo, quante persone muoiono per cause naturali in questo mondo? Troppe. Nessuna che io sappia. Esatto. Vediamo che ci ha lasciato. Cosa? Che cazzo è? Questo è Winston? Churchill? Cavolo, era un tipo affascinante. Bingo! Ne vuoi un po'? Sì, dai. Certo. Ti avverto, non è birra. Grazie. Oh! Oh, Cristo! Era piscio. Oh, tieni, è vomitevole. Te l'ho detto. Salute, Winston. Che schifo. Riley, che schifo. Che schifo. Andiamo. Di Princess. Vabbè, immagino che è morto Winston e l'abbiano presa. Povero cavallo. Sarà là fuori terrorizzato. Diavolo. Bimba, vai. Comincia. Finiremo schiacciate, me lo sento. Proprio una fenomena sei. Sai che c'è? Forse ci conviene trovare un'altra via. Questa. Sì. Ehi, Riley. Senti, provo a spingerti su. Vedi se l'apri da dentro. Quante volte l'ho visto sto salto? Non ho idea. Troppe volte. Riley? Andiamo. Oh cazzo. Stronza, è già la seconda volta. Com'è che questo posto ci era sempre sfuggito? Vieni, ho la maschera perfetta per te. Riley. Perfetta. Guarda qua. Oh, che bella. La maschera della Roma. Mettila, dai. Che stupido. Sì, cazzutissima. Ruggisci? Roar. Bellissimo. Un cazzo di ruggito. Roar. Ah. Vediamo. Sfondato il dito. Ma un po' di luce. Chiedo per un amico. Wow, guarda quanta roba. Buoni. Buone ste caramelle. Buone. Non ci si crede. Adoro.
Ciao Frankenstein. Wow, sei una cretina. Oh, tua madre. Che bello. Vabbè, la cambiamo. Chissà che cazzo di odore c'è lì dentro dopo 30 anni che sono lì. Ah, 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 le pantofole di Rubino, che cosa ne hai fatto? Oh, cielo, Toto, che cosa possiamo fare? Oh, cavolo. Schele vedente, poni un quesito. Schelesia. Ok. Bellissimo. Moriremo entro oggi. Non lo dire. Niente. Devi ruotarlo, genio. Oh, è tragicamente improbabile. Che gufata. Che gufata. Riuscirò mai a giocare a un videogioco? Le probabilità sono minime. Vaffanculo, teschio. Diciamo che non ci sta tanto azzeccando, questa non la voglio, e usciamo. Ah, ho un'idea! Vedi quelle auto laggiù? La rossa è tua, la blu è mia. Lanciamo mattoni. Chi rompe prima tutti i finestrini della sua auto vince. Ok. Andiamo. Sono la regina dei. Enamo! Ok. Chi perde risponde a una domanda. Senza sarcasmo. Ho paura. È verità o verità? Speravo di morire prima. D'accordo, scema, ci sto. Quanto tempo. Andiamo. Dentro. Ecco. E ti è piaciuto? Due andate. Ciccia, sei indietro. Ciccia, sei molto indietro. Sì. Guarda il para. Scusa? Ultima. Non so chi l'ha detto. Sì. Suka. Regina dei cazzo dei mattoni. La mia aveva i finestrini più duri. Sì, come no. Vaffanculo. Ok, ora la domanda. Ho paura. Perché te ne sei andata? Perché sei arrabbiata? Marlene ti ha parlato male, ma non importa. Ok. Perché te ne sei andata senza dirmi? Era una situazione strana. Guarda, non l'ho detto a nessuno. Ma io non sono nessuno. Vero? No, è solo... Vieni. C'è una cosa che devi vedere. Ci siamo quasi. Non hai risposto alla domanda. Quando dici così, ho paura. Ho molta paura. Siete presente, Totti? Mettetemi un po' di paura com'è. Adesso permettetemi un po' di paura. Ecco. Non mi ricordavo il meme, era un po' che non lo vedevo. Ricordi quando pensavamo... Meme che in realtà è venuto fuori piuttosto tardi rispetto a quando è successo, però... Dettagli. Ellie, di qua. Qua c'è un foglio. Fuck, fuckity, fuck, fuck. Mai sentita questa espressione, ma l'aggiungo al mio vocabolario, giuro. Facti.
Questa deve essere la stanza della corrente per forza. Si scopre che... Si scopa. Nah, sono bambine. Hanno solo spento gli interruttori. Basta riattivarli e siamo a posto. È impossibile. Perché devo farlo io? Oh, miracolo. Che ti avevo detto? C'è luce in tutto il centro commerciale. Andiamo a scoprirlo. Spegniamo la torcia, che tanto adesso non serve. Pronta? Sfondiamo. Aspetta, io... Dai, che palle. Sono contenta tu non sia morta. Intendo... È bello essere di nuovo insieme e non volevo dirlo. Tutto quello che ho detto prima di andarmene... Era vero. Non lo pensavo davvero. Scherzo. Riley, sei una lagna. Hai cominciato tu, stronza! Cavolo. Se a quell'età dicevo stronzo a qualcuno, mia madre mi ribaltava come un calzino. Boom! Cos'è? Uno scherzo? E torniamo indietro.